mettiamo qui un'altra volta. Ani. Agi. A. S. I. Aggiungerei un altro pezzo che si chiamano Startup. Non so quanti di voi sappiano cos'è una startup. Sentiamo se chi sa cos'è una startup, prego, si accomodi. È un'impresa, sì? Che è appena stata incominciata con più o meno capitale, principalmente meno. Che nella maggior parte dei casi cerca finanziamenti. No, non deve, cioè la startup può essere in qualsiasi tipo di ambito, educazione, energia, tecnologia, qualsiasi tipo di cosa. Qualcun altro? Ci piace questa definizione, ma piace anche a me. Diciamo che il più delle start-up sono incentrate su una cosa che si chiama innovazione. Recentemente si è tenuto un summit che si chiama Web Summit, in Portogallo, in questa occasione, a Lisbona. È stata un'iniziativa, adesso vado a cercarvi proprio tutti gli elementi, eccolo qua. La prima volta che si è tenuto questo Web Summit erano in 3 giornalisti. C'è quindi un evento abbastanza ristretto. Poi hanno assunto un pool di scienziati, per la precisione matematici, in esperti in reti, che hanno sviluppato tutta una serie di algoritmi che di fatto sono riusciti quasi a simulare quella cosa che viene chiamata serendipity. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa. Serendipity fa il paio con un'altra parola che è sincronicità. Le sincronicità hanno a che fare con l'idea che quello che nella nostra vita apparentemente è legato al caso, quindi incontri particolari che ci permettono di fare dei progressi in avanti, che noi pensiamo, guarda che fortuna. C'è un libro del fine anni 90 che si intitola La profezia di Celestino, la cui prima illuminazione si fonda proprio sul concetto di sincronicità, e quasi per tutto il libro il protagonista è guidato da questa cosa. Cioè lui non cerca niente in particolare, segue queste coincidenze. Ecco, la parola giusta è coincidenze. Coincidenze molto particolari che sono legate al fatto che la persona possa fare dal punto di vista di quello che è lo sviluppo dell'essere, quindi ricalcoliamo di nuovo ricalibriamo la nostra lavagna, sono quelle coincidenze che ci portano verso un'evoluzione della nostra coscienza. E quindi abbracciare le qualità latenti, farne l'uso per cui siamo dotati.
Quindi questi, attraverso degli algoritmi, sono riusciti a creare questo interesse sull'evento, e l'ultimo, che si è tenuto il 4 novembre, ha raccolto più di 2000 persone. Che cos'è Web Summit? Web Summit è praticamente rivolto alle start-up, per far sì che queste start-up, per quello mi è piaciuta molto la tua definizione, perché adesso ti faccio vedere dov'è il cetriolo, per far sì che le start-up incontrino finanziatori. E per certi versi uno dice figo, perché la startup si fonda su delle idee, anzi su un'idea, cioè la persona ha avuto un'idea brillante, e il più delle volte è realmente un'idea brillante, ha avuto un'idea brillante, poi anzi scriviamocelo, brillante, perché ovviamente dobbiamo vedere qual è quell'elemento che limita limite della brillantezza di questa idea. Credo che abbiate già capito, così lo mettiamo già là subito pronto. Il limite è un limite di mercato. Quindi, praticamente, dicevamo, la startup è uno che ha avuto un'idea brillante e non ha però fondi per realizzarla, e quindi va a caccia di finanziatori. Alcune startup sono finanziate da, per esempio, fondi europei, altre startup sono finanziate dall'ONU addirittura, se hanno carattere umanitario, e via dicendo. E quindi da una parte uno dice figo, mettiamo un'idea a caso, Progetto Zion. È un'idea interessante. Il suo prototipo porta con sé elementi sia di innovazione tecnologica che di innovazione dal punto di vista anche filosofico, culturale, cioè con l'idea che l'uomo è al centro. Quindi c'è, cioè, non è solo innovazione, è quasi riuscire a fare un matrimonio tra tutto quello che è l'intelligenza artificiale e la rivoluzione tecnologica, e mettiamo qui questo aspetto, cioè lo sviluppo dell'individuo. Quindi ha una sua utilità anche sociale, se volete, per certi versi. Perché ovviamente sto guardando al futuro. E nel futuro, dove, come vi ho detto l'altra settimana, ci sarà grande disoccupazione, dove a un certo punto le persone si troveranno in quella sclerotica condizione di continuare ad andare a caccia di lavoro perché devono cambiare continuamente lavoro perché non hanno reddito, in una dimensione dove questa cosa, visto che già ne parlano, di reddito minimo, reddito universale, ci sta, è coerente, questa gente qui che cosa, cioè perché gli do il sussidio, per stare a spasso a casa a non fare niente? È un abbruttimento della razza umana, ma se quella possibilità, grazie a tutta questa innovazione, noi svincoliamo l'uomo dal doversi adoperare tutto il giorno nel lavoro, cioè in una società dove il lavoro non esisterà più, il posto di lavoro non esisterà più. Le stime sono intorno al 2050, queste cose qui, però cioè, è dietro l'angolo. Questo individuo potrebbe finalmente avere il tempo di occuparsi dello sviluppo delle sue facoltà.
lo stesso antropologo di cui vi leggevo le pagine l'altra settimana, in uno dei suoi capitoli, propone un esempio, no? Perché anche lui a un certo punto arriva a cogliere un po' questo aspetto e porta questo esempio di Israele, dove praticamente il governo israeliano dà un sussidio a questo gruppo di ebrei ortodossi che quindi non lavorano. Hanno un sussidio, hanno servizio sanitario, tutta una serie di cose, e prendono questo sussidio perché loro di fatto impiegano il loro tempo a studiare le scritture, le sacre scritture del Talmud. Problema qual è? La parolina magica, religioni. Le religioni, come noi sappiamo bene, cioè questo qui propone, dice, nel momento in cui queste persone, cioè se lo fa il problema sociologico, sociale, di dire queste persone, se arrivassimo anche a dargli il sussidio, poi che cosa gli facciamo fare? E lui propone attività che vanno dallo sport alla religione. Ed è un po' preoccupante, perché mi ricorda tanto il Medioevo, quando c'era il potere politico, quindi del sovrano, che aveva tutte le sue cose, e le masse venivano controllate e gestite attraverso la religione. Nell'idea del progetto Zion questa cosa cambia un po' il volto e si rivolge veramente a qualcosa di interiore, perché per quanto il denaro possa produrre un suo soddisfacimento, non è detto che queste persone si sentiranno soddisfatte, e avere masse di disoccupati insoddisfatti non è sempre una gran cosa da gestire. Ricordatevi che lo stesso nelle parti che vi ho letto l'altra settimana parlava di un cordone di sicurezza, per cui due idee in quel senso se le fanno. E come dire, non sappiamo, siete un po', no, a parole sue, una classe inutile. Ricordate, ve l'ho letto, diceva classe, siete un po' una classe inutile, perché non sappiamo più che cosa farcene di voi. Per molti secoli vi abbiamo utilizzato come schiavi, poi piano piano avete cambiato nomenclatura, siete diventati una razza di lavoratori, ma di fatto servivate per i processi, per far funzionare il nostro sistema, che poi di fatto è un sistema di mercato. In questo momento, più andiamo avanti verso un avanzamento tecnologico in questa direzione, più non abbiamo più tanto bisogno di tutta questa forza lavoro. Che cosa ce ne facciamo? Capite qual è l'interrogativo? Vi diamo uno straccio di sussidio in maniera tale che comunque continuate a dare, però non è detto che vi sentirete soddisfatti di questa cosa, tanto più che si noteranno sempre di più le differenze. Cioè, faccio un altro esempio, tra le varie cose, qua si parla di tecnologia al quale accedere per esempio per la salute, o tecnologia alla quale accedere, che ne so, per avere un potenziamento del corpo fisico. Cioè il transumanesimo non va preso sotto gamba, ma tutta questa tecnologia sarà a disposizione di tutti o soltanto di quelli che se la potranno permettere? Quella roba lì non sarà disponibile per tutti, sarà disponibile soltanto per coloro che potranno permettersi questa cosa. Il resto riceverà il minimo essenziale. Questo è un po' il quadretto, perché se noi togliamo da tutto questa rivoluzione tecnologica, togliamo l'essere umano, la sua evoluzione coscienziale, lo sviluppo delle sue facoltà come individuo, ma non per finalità del mercato, ma per finalità dell'universo. Perché noi qui ci rendiamo conto di essere
una forma di vita intelligente su una sfera che ruota intorno a se stessa, intorno al Sole, in un sistema fatto di pianeti e che è immerso in uno spazio veramente particolare. Quindi delle ragioni che vanno al di là dei motivi di mercato ci sono. E quindi capite che il progetto Zion per certi versi è un'idea meravigliosa, perché è un'idea, una visione di umanità allargata, estesa, universale direi, e che farebbe molto bene il paio col reddito universale. C'è un problema. Che come startup non vale niente. Perché per quanto la sua brillantezza come idea è incontra il primo grande limite, che è il limite di mercato, perché il progetto Zion non è vendibile e quindi non incontrerà finanziatori. Quindi tutte queste belle start-up che sono apparentemente incentrate su produrre benefit nella società e migliorare la vita di tutti quanti sono guidate da una brama che è quella fame del mercato di continuare a fare business. Si capisce? Adesso vi leggo un po' l'elenco delle società italiane, queste sono solo italiane, una parte, qualcuno si è già visto il video che è stato caricato oggi pomeriggio su YouTube, l'avrà visto scorrere. Per esempio c'è questa 4Gifter, piattaforma di e-gifting che permette di inviare e ricevere regali di tutti i tipi in varie città nel mondo in tempo reale. Boom Image Studio. La startup offre servizi di fotografia on domain su scala globale guidata dall'intelligenza artificiale. Qubit, dispositivo di cloud. Twipping, piattaforma per semplificare il mondo in cui le persone e i mercati comunicano. Quindi è una gran bella idea brillante se, quindi il se ci deve essere, se incontra una possibilità. Il finanziatore cosa fa? Finanzia la startup, guadagna e poi li molla. È ancora la stessa voracità, è ancora lo stesso meccanismo del mercato. Io insisto su questa cosa per farvi capire fino in fondo quanto l'elemento del mercato sia il reale problema di tutto questo mondo, perché questo mondo si fonda su questo meccanismo qua, e finché esisterà il mercato non ci sarà la vera libertà. È l'espressione di un libero arbitrio e quindi di una libertà sta nell'espressione della scelta del voto. Ma se il voto è costantemente manipolato, dov'è la libertà? Ma poi la libertà di scegliere che cosa? Chi ti governa? Cioè, capite quanto è un imbroglio? In più, aggiungiamo che penserete mica che le religioni vogliono essere tagliate fuori da questo gioco. Forse le religioni tradizionali giusto incontreranno ancora per un po' il favore di quegli ortodossi radicati, di tutti questi milioni di credenti cattolici, belli integralisti, più i musulmani integralisti, ma una parte di questa società si inventerà una nuova grande religione che purtroppo attecchirà tantissimo. E le prime prove secondo me sono state fatte con la New Age, attecchirà tantissimo perché sembrerà questa cosa. Vi ricordate cosa vi ho letto l'altra volta? Cosa dice a un certo punto quando dice per sopperire allo stress al quale rischiamo di sottoporre le persone e lui parla dell'umano.
perché lui non è umano, capite? Vabbè, comunque, lasciando stare la polemica. Tra i vari rimedi pensano al rimedio farmacologico, il feedback psicologico e la meditazione. Cioè, quindi, incanalare lo sviluppo delle facoltà dell'uomo all'interno di qualcosa che debba creare stabilità in questa compagine alla base della piramide, che è quella che rischierà di manifestare la più grande instabilità a causa della rivoluzione tecnologica, cioè una pietra tombale su questa roba qua. Ma voi riuscite a capire qui io di che cosa parlo? Cioè, io qui parlo degli interrogativi più profondi di un essere umano. Perché esisto? Cosa sono? Cioè, qui sembra non fregare assolutamente a nessuno. Non è percepita per niente come una priorità. E i suoi strumenti, e quindi tutti gli strumenti che noi troviamo nelle varie filosofie, primo in testa lo yoga, tutti i suoi strumenti non sono più utilizzati, orientati per aiutare veramente quell'individuo, quell'essere umano a abbracciare la sua missione, cioè a onorare il suo debito di vita col pianeta Terra. Vengono utilizzati tutti questi strumenti, quindi gli strumenti, capite, snaturati del loro scopo originario, vengono tutti quanti riorientati nel tentativo di stabilizzare questi qua. È un problema. Una volta l'istruzione, perché andavate a scuola? Cioè, ognuno di voi ha un diploma minimo, una laurea, ok? Dopo la laurea, il titolo, c'è una specializzazione, giusto? Perfetto. Quella specializzazione non è specializzazione nell'evoluzione della coscienza, è una specializzazione su una minchia di mestiere che si ipotizza voi andrete a fare qua dentro. Che tu sia un informatico, un elettrotecnico, un elettronico, un agronomo, un filosofo, un laureato in lettere. Qualche giorno fa, prendendo spunto dal post che aveva mandato in giro Lidia sulla chemioterapia che non funziona, arriva la conferma dall'OMS, mi sono permesso di scrivere un post per far capire qual è il discorso delle 5 leggi biologiche. Ma vi rendete conto, il nostro spazio sacro è compromesso dalla nascita praticamente, perché è costantemente violato da tutte le dinamiche, perché sono dinamiche che provengono da questo, dove di fatto questa cosa per esistere ha bisogno di prevaricazione. Perché la competizione che cos'è se non quello? Essere competitivi sui mercati, che cavolo vuol dire? Accaparrarsi fette di mercato, che cosa vuol dire? Vuol dire sottrarle, prevaricare qualcun altro. Mors tua, vita mea. Ma quello è un modo di predare, che poi è un modo che noi... Cioè, capite, voi pensate che sia un problema solo là fuori. No, è anche dentro. Perché abbiamo talmente imparato bene il meccanismo che di fatto ci rubiamo l'energia a vicenda. Invece di comprendere, per esempio, che il nostro essere attinge a un serbatoio naturale infinito. Cioè che non si consuma mai. Ma nel tentativo di controllare l'altro, noi entriamo in una dinamica di predazione della sua energia, perché ignoriamo, non ci è stato insegnato, che di fatto noi potremmo attingere a qualcosa di più grande. E già solo questo migliorerebbe di molto le condizioni di vita
stabilite su questo pianeta molti tempi addietro. Andrebbe a colmare la parolina magica, perché vi ricordate da dove scaturisce il mercato? Dalla scarsità. Cioè, io depredo l'altro perché ho l'idea, o meglio, la convinzione, il percepito mio di essere in scarsità e quindi in carenza del boccone più importante, che è energia. E quindi che faccio? Cerco di predarla a un altro. Quindi tutte le dinamiche che noi osserviamo qui in realtà sono dinamiche che ci appartengono personalmente e noi facciamo quello. Ci mettiamo sul mercato in mostra, il bisogno di considerazione è mettersi sul mercato in mostra per vedere se qualcuno comprerà il nostro prodotto. Riesco a farmi capire? Perché vogliamo essere attraenti? Non perché questa cosa ci piace essere puliti, non la capiamo fino in fondo. Vogliamo in qualche modo essere attraenti perché stiamo vendendo il nostro prodotto. Noi siamo il primo sponsor e allo stesso tempo siamo i primi ad autosabotarci. Perché ovviamente tu, ripeto, non fai parte della cima della piramide. Sei nato e cresciuto in questa casta e in questa casta impari presto ad autosabotarti, perché sì, devi essere performante e devi essere operativo, perché ci serve che tu comunque presti la tua opera dentro il sistema, ma allo stesso tempo non devi essere troppo, che sennò cioè, mi diventi un po' arrivista e qui non ci devi arrivare. E quindi tenderò ad autosabotarmi senza rendermene neanche conto. Quindi questa è una modalità che dobbiamo riuscire a intercettare nella nostra vita, come la maggior parte dei nostri comportamenti di fatto non sono altro che il riflesso di tutti i meccanismi legati al mercato. Viene più facile, se volete, perché osservando là fuori posso osservare quello che faccio io. Che cosa troviamo qua? Anche altre figure nel quadro dei miserabili che fanno l'elemosina, che tanto vi danno fastidio quando li vedete per strada a chiedere soldi. Di fatto cosa sta facendo? Sta cercando di attrarre utilizzando uno schema molto facile, che è quello della vittima. E tu, se non gli dai i soldi, e lo fai di non darglieli, comunque per 5-6 passi dopo che l'hai superato ti senti una merda. Perché poveretto. Non ne ho tanti, però 2 euro glieli potevo dare, perché non glieli ho dati? Capisci? Vuol dire che la sua dinamica predatoria sta funzionando comunque, perché non ti ha preso i soldi, ma l'energia per almeno 5 passi l'ha presa. Non è condannabile, riesco a farmi capire, cioè quelli sono quelli che pagano più di tutti, però di fatto ci sono predatori vittime molto pericolose. Sempre detto che il predatore più infallibile è proprio la vittima. Lui è formidabile, è sempre colpa degli altri, subisce solo ingiustizie dal mondo e via dicendo. Poi c'è invece quello che utilizza un altro schema predatorio, che è quello dell'essere inquisitore nei confronti degli altri, quindi questa espressione continua di giudizi sui comportamenti altrui, quello è un inquisitore, fino a quando arriviamo proprio al persecutore, cioè quello che ha proprio la ganascia giusta qua, capite?
Colonna infame. Hanno perseguitato persone per un reato che non esisteva, l'untore. E voi pensate, perché nessuno colloca bene, ma Manzoni, stiamo parlando del 1800, cioè non sono neanche 200 anni fa. Ma voi veramente vi credete che solo perché in 200 anni ci siamo evoluti tecnologicamente, abbiamo superato tutta quella condizione interna di malvagità, di ignoranza, di ottusità, di scarsa visione? E non è così. Il quarto meccanismo è il riservato, quello che si chiude, così preda, perché l'altro corre. È una vittima, ma con una dinamica, però è lì. Questa cosa l'ho trovata, visto che citavo prima la profezia di Celestino, mi è venuta in mente quando parla dei quattro schemi. Comunque, tornando a quello che vi stavo dicendo, quindi io ho cercato di articolare, in accordo a quello che è un po' la mia conoscenza, tutta questa cosa. Mi auguro che non vogliate che ve lo legga tutto. Quello che chiamate tumore o cancro è di fatto assolutamente biologico sensato. Più avanti nell'articolo che ho scritto dico: il problema è solo il pregiudizio mentale con cui guardiamo i dati, una visione ancora troppo medievale di ciò che chiamiamo malattia, neanche a dirlo dell'idea di guarigione. Cioè, intendo dire, abbiamo dei preconcetti sia sul concetto di malattia, ma anche sull'idea stessa di guarigione. Per guarire c'è il farmaco e la medicina, la pillola che estirpa tutti i mali. Questa cosa che io ho appena letto, noi la facciamo continuamente, perché voi mi domandate continuamente: ma come faccio io a non vivere più il dolore? Come faccio a rinunciare al dolore? Come faccio a non avere più quelle emozioni negative? Come faccio a non ricadere più sempre dentro il mio loop degli schemi del dialogo interiore che genera l'emozione e che finisce per abbattermi e portarmi? E lo stai facendo. Il punto è che noi vogliamo la pillola che ci liberi istantaneamente della cosa. Non vogliamo intraprendere un percorso di guarigione. Perché di fatto siamo stati educati a intorpidire, eliminare il sintomo. La medicina ufficiale lavora sul sintomo, non sulla causa, e quindi per quello che non c'è una vera guarigione, per quello che la chemioterapia non funziona, perché opera sopra il sintomo e quindi momentaneamente io ho eliminato, ma prolifererà di nuovo perché non sono veramente guarito, ho solo tolto il sintomo. È come se tu stai guidando, si accende la spia della benzina e tu cosa fai? Non vai a riempire il serbatoio, togli la spia. Ho solo tolto la spia. Mentre loro considerano il sintomo la malattia, e quindi se io tolgo il sintomo ti ho guarito. Si capisce? Poi vado ancora avanti. La guarigione invece è questione dell'anima. L'anima guarisce quando risolve in sé tutti i suoi conflitti, traumi, superando le false credenze e vecchi assunti assorbiti nei primi anni di infanzia in un percorso di quasi 14-21 anni di educazione civica, sociale, alterato dal concetto stesso di mercato. Rincorrere continuamente un posto di lavoro è un'aberrazione del mercato.
rimesso le cose che vi dicevo giovedì scorso. Un abbassamento della coscienza del diritto di nascita alla funzione di consumatori, consumatori di un mercato senza scrupoli, che depreda le risorse al pianeta e dai popoli, riduce alla fame 3/4 del pianeta, riduce il pianeta ad un'unica grande discarica per i suoi rifiuti e scarti della produzione, crea disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze e molto altro. Cioè, è vero. Io non sto dicendo una cosa sbagliata, è vero, cioè questo è quello che succede su questo pianeta. Bene, che succede? Un bel professorone, che cosa commenta lì sotto? Mai letto tante sciampiaggini messe tutte insieme, complimenti. Questo è un medico, chirurgo. E io a quel punto gli rispondo: non avevo dubbi che è solo la conferma del fatto, quello che tu mi stai dicendo mi conferma il fatto di quello che ho finito di scrivere là sopra, cioè siamo indefessamente attaccati a un mare di credenze. E fino qua è ancora il riassuntino, perché adesso arriva la chicca. E lui che cosa risponde a quel punto? Vi ricordate perché ho aperto qua? Perché vi ho detto a che titolo parlate? State attenti. Oltre ad aver suonato il sassofono, che sicuramente suonerà egregiamente, mio caro pezzente di musicista avrebbe voluto scrivere, ma non può perché deve usare il linguaggio con la plomb, ha avuto modo di fare qualche percorso di studi, signor Bruno, per poter affrontare con lei argomenti così complessi e delicati come la malattia e la vera sofferenza umana? Dovrei sapere dove ha studiato medicina. Cioè, capite, io per poter parlare di queste cose dovrei essere titolato. Ma se fior di titolati mi viene in mente un certo Buroni, sparano puttanate dalla mattina alla sera, vuol dire che possono parlare tutti. Ma poi a te che te ne frega? Invece devi umiliarmi, capisci com'è il meccanismo dell'inquisitore? Il meccanismo, quello lì dove ti devo far sentire quella cosa lì. Ovviamente mi rimbalza, però questo è la dinamica continuamente che noi incontriamo qua dentro. Cosa ne sai te di quello che parli? E non puoi essere un autodidatta. Poi sei un musicista merdoso, non è neanche andato a guardarsi altro, capite? Ma a me mi sta anche bene. Dove ha trovato i fondamenti scientifici delle sue idee? Cioè, invece di dire caspita, cioè capisci, io quando ho incontrato per la prima volta il lavoro del dottor Hammer, la nuova medicina germanica che poi si è tradotta nelle 5 leggi biologiche, con forse un decimo dell'informazione che ha questo qua, io l'ho trovata immediatamente di una coerenza spaventosa da farmi mettere in dubbio tutti i miei convincimenti e il mare di credenze che avevo appunto in merito alla malattia e alla guarigione, fino a portarmi ad astrarre e quindi aiutarmi a comprendere il senso delle cose, cioè questo senso biologico. Ma come? Webb Summer parla di serendipity, sincronicità, coincidenze, nulla a caso finché è relegato dentro il mercato. Se il nulla a caso lo dobbiamo portare invece sulla natura dell'essere umano, no, c'è un caso. Quando parliamo invece dell'essere, stiamo parlando di un caso assoluto nell'universo. Cioè all'improvviso la sincronicità svanisce, perché non si tratta più di mercato, si tratta della natura delle cose, le cose, la vita sorge a caso. Perché loro, in questa idea di universo, non possono esistere.
questo modo di organizzare gli esseri umani e quindi quello che ho chiamato queste condizioni di vita stabilite su questo pianeta da molto tempo addietro, sono in piena contraddizione con la natura vera dell'essere umano. Per quello ti devo raccontare che tu sei un caso. E lasciati guidare, poverino, perché sei un naufrago, sei castaway. Sei un naufrago dell'universo, ci pensiamo noi a te. Nella quinta legge è proprio nulla a caso. Cioè, ti sta dicendo che persino quello che tu chiami malattia non è una malattia, perché è qualcosa che ti riguarda profondamente, che ha a che fare con le dinamiche che stai vivendo in questo mondo, che la tua biologia non impazzisce a caso, ma è coerente dal piano più elevato fino a scendere nei piani più densi. È il raggio della creazione che ha sempre la sua coerenza. Quello che non stai capendo, semmai, è le dinamiche che stanno producendo dentro di te tutta questa conflittualità. E quindi il tuo organismo non può far altro che continuare ad obbedire a un'unica grande legge, che è la sopravvivenza. Tu non riesci ad arrivarci in consapevolezza, intanto però la biologia sta operando nel tentativo di mantenerti, di farti sopravvivere. È il classico esempio che viene usato. Osservo gli incendi e l'unico elemento che scopro è che ogni volta che c'è un incendio ci sono i pompieri. I pompieri appiccano gli incendi. Questo è riduzionismo, questo è quello che viene fatto. La più piccola ricerca, cioè dovreste delle volte riuscire proprio a pulire completamente la mente da qualsiasi concetto, provare ad ascoltarvi e provare a ripartire da capo. Cioè avviare, se proprio volete pensare, avviare un pensiero che parte dall'autosservazione, dalle considerazioni di quello che può essere il percepito, il percorso fatto, e ritorno proprio che cos'è questa. Se dici mano, hai smesso di guardarla. Cos'è questa? Perché ce l'ho? Cosa ci faccio? Lo so, sembra una roba da pippe mentali, perché io ve lo devo tradurre in parole, ma di fatto l'autosservazione è pulita dal dialogo mentale. L'autosservazione è percezione. Però quando io guardo la mano, mi sento, esisto. Poi devo comunicare e quindi uso le parole, parlerò di essere umano e cose, però quando io dico essere umano c'è dietro questo sentito. Ed è questo che vi comunico, non la parola, il sentito. E quindi quando io dico essere umano, nel mio sentito c'è tutto l'interrogativo di essere umano. E voi è quello che sentite. Dicevo, quindi da essere umano, cioè, io non ho bisogno di un titolo per mettermi a cercare. Cioè, non è che se sono laureato in medicina allora capisco le cinque leggi biologiche, se sono un musicista straccione non ci capisco niente. Quello dipende dalle mie qualità intellettuali, secondo me, di arrivare a capire o meno qualcosa. E nell'ambito di quello che è il lavoro di Hammer, mi sembra che in quell'articolo l'ho esposto con le mie parole al minimo, però in una maniera che ha una sua coerenza. Dicevo, io quando ho incontrato quella cosa, come essere umano, mi è risuonata. Cioè l'ho trovata coerente, l'ho trovata assolutamente sensato, il lavoro sulle cinque leggi biologiche. Com'è possibile che un medico, che ne sa appunto 10 volte più di me, o un biologo,
incontra quell'informazione, non metta in dubbio e in discussione niente. È pazzesco. Cioè, il problema è che io non ne voglio più sapere, non ne voglio più sapere di evoluzione. Io voglio stare bene, voglio stare al caldo, voglio avere soldi per soddisfare certi bisogni, che siano indotti o meno, a me non me ne frega niente. Io voglio la macchina bella, voglio la casa, voglio andare in vacanza, minimo, essenziale. Andare a divertirmi, bere la birra, è il paese dei balocchi dove si diventa somari. È quello il vero paese dei balocchi dove si diventa somari. E questa è la scuola della vita. E quindi capite che per sottrarsi da tutto quello c'è un processo lungo che può apparentemente sembrare una punizione, ma di fatto è un processo di purificazione, perché riuscire a chiudere ognuno di quei buchi e poi allo stesso tempo creare quella, è perché qui vuol dire io mi prendo la responsabilità di esistere. E non è che basta prendersi la responsabilità di esistere e finisce lì. Quanto del tuo esistere tu hai delegato qua? Tutto quello che tu hai delegato qua, devi creare autonomia qua. Capite dov'è l'idea del progetto Zion? Perché si parlava di autonomia alimentare, energetica. Era per risolvere comunque quelle questioni materiali che sono inerenti al fatto che io sono dipendente dal sistema. Cioè, ci sono cose che riguardano proprio la sopravvivenza, non come essere vivente, proprio la sopravvivenza come il minimo essenziale, se non per non finire a fare l'elemosina sotto un balcone, che io ho delegato lì. È il problema che ciò che io ho delegato lì sta iniziando a sparire, cioè il primo in testa è il posto di lavoro. Perché il posto di lavoro mi dava reddito e io con il reddito minimo essenziale, 2500 calorie, ti bastano, cibo. Questa è la catena. Se sparisce questo, non c'è più questo, per te non c'è più cibo. Questo vuole essere sostituito con una cosa che viene chiamata reddito minimo. Ok? Perché evidentemente deve essere così. Mentre intanto una startup dopo l'altra si susseguirà e verrà distrutta e rifatto dell'altro, intanto questi ingrassano sempre di più i finanziatori, perché nessuno ti finanzia così, perché hai avuto un'idea meravigliosa. Ti finanzia se avrà un tornaconto. La tua startup genererà un'app, una piattaforma, qualcosa che è vendibile nel mercato. Riciclo l'acqua piovana, figo, si può vendere? Sì, finanziamo. Trasformo la plastica, quindi i rifiuti, in humus per il terreno? È vero che fa bene al pianeta, ma è vendibile? Sì, allora la facciamo. E la logica è sempre la stessa, e il filtro è sempre lo stesso. Quindi questa cosa viene sostituita con quello e quindi il cibo c'è. Ma sei ancora più dipendente. Non è più il mercato, si chiama sistema socio-economico, culturale, a narrazione liberale. Attualmente questa è la narrazione più in voga. Quello è il liberismo, la casa delle libertà. Fare quello che mi pare vuol dire che io voglio un'autorizzazione in bianco anche a sfruttare gli altri.
cioè c'è un disastro in Africa. Non so se conoscete questo personaggio, Konaré, che veramente sta cercando in tutti i modi di far capire qual è la situazione in Africa, quanto ancora loro sono soggetti a quella forma di schiavitù che una volta li deportavano, ma adesso li tengono in miseria lì, appositamente, l'immigrazione è dovuta al fatto che vengono schiacciati in casa loro. L'immigrato è quello che scappa, era il siciliano che andava via quando arrivavano le truppe garibaldine, perché a un certo punto il brigante e numericamente erano inferiori, quindi sono emigrati. E questi emigrano, uguale. Ma loro vorrebbero starsene a casa loro, non possono starci, perché sono affamati a casa loro. E quella è la libertà. Quella è la narrazione liberista, libero di poter sfruttare le tue risorse e non darti un fico secco in cambio. Anche perché se io in cambio quello che tu mi vuoi dare non lo voglio. Quando cercavano di fregare i nativi scambiando le pepite d'oro, pellicce con pettini, e specchi e cose varie, o con l'alcol, e piano piano li hanno corrotti, quelli più corruttibili si sono lasciati corrompere, e una volta che hai corrotto il tessuto sociale basta, prevarichi. Queste sono dinamiche, cioè non sono io che sono che ne so, cioè, perché poi dopo o sei comunista se parli in un modo, se parli di quest'altra cosa e allora sei invece un antisemita. La parola ebrei non si può neanche minimamente più utilizzare, eppure questo qui è uguale, è lo stesso sterminio citofonato. Se l'avessimo saputo prima ci saremmo organizzati meglio. Io vi continuo a mostrare solo la fotografia, vedi qui com'è risolto? Come è risolto qua? È risolto che questo cibo deve arrivare da una autonomia. Non hai finito, perché? Perché quante altre cose hai delegato lì dentro? Al sistema socio-economico culturale attualmente in atto? La produzione di energia? L'hai delegata lì dentro. Autonomia. Con i fondi che ho acquisto tecnologia da te per sviluppare autonomia. Ragione in termini, cosa ho delegato ancora lì? La mobilità, ragione in termini di una mobilità sostenibile e che utilizza l'energia che io riesco a produrre autonomamente. Però, capite? Qui servono finanziatori, finanziatori non ci sono, quindi autonomia, autofinanziamento. Perché questo progetto qui non sarà mai, mai, mai finanziabile. A meno che non incontra un mecenate, cioè qualcuno che ha compreso fino in fondo qual è il vero scopo e quanto questa idea va verso una trasformazione radicale della società e la risoluzione, tra l'altro, di questo problema in una maniera, secondo me, decisamente più armoniosa. Ovviamente quello di cui abbiamo parlato fino alle ultime cose è un prototipo allontanandosi dall'idea, cioè il prototipo doveva servire per dimostrare che è fattibile. E tutto insieme, poi, come sempre, c'è il problema dell'assuefazione, quindi assuefazione a modelli, credenze e tutto quell'atteggiamento lì di cui ragioniamo sempre, e per questo c'è un'educazione. Per questo esiste l'Accademia della Pietra, che di fatto capite da soli anche voi che l'Accademia della Pietra non è qualcosa di vendibile nel mercato, e anche quella, l'Accademia della Pietra, un modo per autofinanziarsi. Abbiamo fatto proprio questa settimana la newsletter, libri,
conferenze, video, è tutto materiale che non è che viene prodotto perché così è una startup, perché in questo modo riusciamo ad autofinanziarsi, riusciamo a far funzionare. Quindi si rivolge come un crowdfunding di fatto, con l'idea stessa di dono, perché se questa idea si partorisce può cambiare il mondo, perché sennò il mondo ha già preso una direzione. Voi mi volete dire che io non ho il diritto di partecipare al dibattito sul futuro dell'umanità? No, io ce l'ho. E la mia risposta nel dibattito al futuro dell'umanità è questa idea brillante per cui possiamo veramente salvare capra e cavolo. Però rimaniamo e non attecchisce più. Ragazzi, cioè è micidiale. Questo vuol dire che sta sorgendo da questa manipolazione delle persone un'indifferenza totale verso queste cose che una volta andavano sotto la voce del sociale, non ce n'è più. Se tu fossi un onlus ti do il 5 per 1000 perché non mi costa un cazzo, perché devo mettere una firma sul 730. Se già devo mettere 10 euro per allora qua c'è un problema di fondo. Un conto è che tu sei qua, perché qua cioè, riesci a percepire l'altro che c'è, e un altro conto è che poi tu quello che è qui lo guardi in video. Poi se avete visto i video delle precedenti puntate, voi eravate qua, avete partecipato, quindi lo sapete. Lo vedete che c'è differenza. I tagli sono anche necessari per non essere fraintesi. E chi monta, per fortuna, veramente è in grado di costruire un filologico del ragionamento in maniera tale che sia anche fruibile da chi non è venuto qua di persona, ma neanche che uno è venuto una volta, cioè capisci? Cioè quando tu manchi all'incontro, l'hai mancato l'incontro, il video non sostituisce, cioè anche se sei un habitué, quella sera che hai mancato l'incontro e quell'incontro te lo guardi in video, non è come essere stato qua. Però un segnale pirata in Matrix va mantenuto. E dall'altra parte serve iniziare veramente sempre lo stesso concetto. Guardate che noi siamo fermi al 2014 col To Zion Contest, l'ultima chiamata. Drenare risorse dal sistema per... Anche perché, ripeto, cioè qui non è soltanto una questione di fare quattro casupole e una vetrata. Qui è questione di creare un polo forte, e quindi deve essere anche forte finanziariamente, che si possa, cioè capisci, noi se il segnale pirata va dentro Matrix, Matrix è il mercato, cioè lì ci deve andare Neo, deve manifestarsi questa realtà che è riuscita a crearsi così forte anche finanziariamente senza seguire i loro canoni. Riesco a farmi capire? Quella sarebbe una gran bella lezione. Poi dopo noi puntiamo a vedere se c'è qualche pillola rossa in giro lì dentro, per vedere di aiutarlo a tirarsi fuori, si organizzano e realizzano il loro progetto Zion. Cioè il progetto Zion è un'idea vasta, che comunque, ripeto, non è soltanto autonomia, diventare energetica o il luogo energetico dove poter stare bene, passare del buon tempo, sono avamposti. Sono avamposti di una resistenza, cioè, ragazzi, questi qua fanno la fine dei meridionali dopo che sono passati i garibaldini, noi siamo i briganti. Siamo di fatto la resistenza. Ma vi vedo un po' l'offetta come resistenza, ragazzi.
Cioè, voi vi continuate a rotolare mille dinamiche quotidiane, cioè, mi state diventando nevrotici. Io non è che so, è che io vi sento. Cioè, voi vi rompete le palle tutto il giorno, dalla mattina alla sera, a tormentarvi con pensieri che non fanno altro che alimentare dentro di voi dinamiche di conflitto, di dolore, di, e quello mi ha detto così, e quell'altro mi ha fatto questo, e io come devo stare? Cioè, tutta questa roba qua dentro la testa, non c'è più uno straccio di potere personale. E voi dovreste essere i briganti, la resistenza. Avete perso completamente il contatto con l'universo, ristretti nelle piccole paure del sistema. Avete letto le mie parole come se fosse un tentativo di spaventarvi ulteriormente, il mio era un tentativo di svegliarvi, mostrandovi una condizione alla quale noi necessariamente andremo incontro, che crollano i mercati, non crollano i mercati. Ragazzi, è inarrestabile, è inarrestabile, ormai a questo punto è inarrestabile, sono anni che ve ne parlo e non c'è stato niente che li ha potuti fermare e oggi siamo veramente nel punto fondamentale, cioè abbiamo noi una finestra di tempo di 9 anni, cioè, ma voi buttate il tempo qua dentro le chat, a sminchionare tutto il giorno, poi non ti capisci perché non c'è, cioè devi ammorbidire il messaggio con l'emoticon, se no dall'altra parte si capisce tutta un'altra cosa, cioè non ci prendiamo più neanche lo scrupolo di telefonarsi. Cioè questa roba qua serve per quelle 2-3 indicazioni dritte e filate. Io non posso pensare di filosofeggiare o di ragionare di dinamiche emotive per una chat. Quando mi arrivano i messaggi che sta succedendo, che c'è questo movimento, come devo fare? E io dovrei riequilibrarti attraverso la chat. Cioè ragazzi, siamo tanto a terra qua, dovete trovare il modo di ritirarvi in piedi. Io non voglio fare il guru Bubbalabba, però non voglio più neanche che mi trattiate come mi avete trattato fino ad oggi. Perché la mancanza di rispetto che ho dovuto riscontrare solo perché ho detto una cosa in un modo, l'ho detta in un altro, o non incontra più il mio pensiero, le vostre aspettative, e all'improvviso divento il peggior nemico, il mostro, tutto il resto. Cioè, io mi sono rotto le palle. Io cerco solo di aprirvi gli occhi e vedete di svegliarvi. Siete troppo incastrati dentro le vostre dinamiche quotidiane. Quella è il modo con cui stanno bollendo la rana. State attenti. Livelli differenti di stress. Sempre stress è. Siete sicuri che ha utilità? Siete sicuri? Perché poi la mente vi rassicura sempre. Ma tenete conto che la mente esiste come alterazione del centro intellettuale solo perché vi dà ragione. E attraverso la dialettica portate sempre il discorso sulle vostre ragioni. Non c'è mai un momento in cui mi arrendo, provo a mettermi in discussione, non sono disposto ad accettare che forse mi sto sbagliando. Come faccio a capirlo? Da come sta il plesso. Se il tuo plesso tende, sei in avanzata. Se molli, allora capisci se realmente hai ragione e tra l'altro lasci andare.
lascia andare, cioè quando capisci che dall'altra parte non c'è la comprensione di quello che tu stai cercando di esprimere, non sai che è inutile, non puoi forzare, lascia andare, è dura perché noi, soprattutto nei sentimenti, facciamo fatica. Facciamo fatica a lasciare andare. Che non vuol dire mollare la persona, ma nel nostro costrutto è quello. Però devi lasciarla andare. Perché se no sono nella dinamica predatoria. Qual è il problema? Che la cosa si sgonfia, decade? E quindi tu stai tenendo in bilico qualcosa di assolutamente fragile. Che senza il tuo intervento esterno va come il decadimento radioattivo. Lasciamo andare. Capiamo dov'è veramente il vuoto e cerchiamo i serbatoi di energia, perché il più delle volte sono dinamiche energetiche, né più che dinamiche energetiche. Cercate il contatto con la fonte. Se sapeste conoscenze, conosceste chi è che vi parla e vi dice datemi da bere, è completa, vi rivolgereste a questa fonte eterna. Lo so, è dura. Vuol dire responsabilità. Sono solo le parole che ci cambiano l'umore, oppure solo colpa di un calo d'attenzione. Di certo non saprai a cosa posso affidare il mio pensiero che non sa galleggiare tra le rive di tentazioni amare, tra le onde di intenzioni avare. Certo non saprei che cosa è meglio fare, se combattere questi ego, riciclare una morale, vale, vale. La mia raccolta quotidiana è troppo differenziata, dovrei produrre meno adrenalina, dovrei tenere i miei cavalli a bada, senza sella, perdone, briglia. La mia raccolta quotidiana è troppo differenziata, dovrei trovare un'armoniosa dieta, diminuire la grande abbuffata. La mia cultura è una frittata. Oppure c'è un istinto che scavalca la ragione. Ancora non so come meglio guidare un pensiero incostante che si fa sballottare da troppe volontà, mille destinazioni, da sciocche vanità, inutili ossessioni. Come liberarsi dalle esagerazioni quando la vera meta forse senza competizioni. La mia
torta quotidiana è troppo differenziata. Vorrei produrre meno adrenalina, dovrei tenere i miei cavalli a bada, senza sella, perdone e briglia. La mia raccolta quotidiana è troppo differenziata, dovrei trovare un'armoniosa dieta, diminuire la candela buffata. La mia cultura è affastellata. Questa collina può essere sovvolata, dimmi che questa montagna può essere abbattuta. È vero che siamo nascosti dentro maschere irreali, è vero che siamo umani ancora troppo avvelenati. È vero che siamo attratti da troppe immagini da copertina. È vero che siamo solo figura sfocata. La mia raccolta quotidiana è troppo differenziata. In questo modo perdo solo quota, ma per fortuna che adesso è finita questa canzone, la mia puntata.